c'è distinzione tra italiano e straniero, quindi assolutamente non è così. È soddisfatto che comunque il comune abbia riconosciuto che, come dire, ha fatto il suo dovere, stava pagando delle conseguenze, città riconosce. Mi inorgoglisce, mi fa veramente onore queste cose qui, sì, mi fa veramente onore. Lei non è ancora tornato al lavoro? No, sono un infortunio, non sono ancora in grado di tornare a lavorare. Ecco, però come si immagina, con che spirito si può tornare al lavoro dopo un episodio del genere, dopo aver subito un'aggressione del genere? Io sono un ferroviere, quindi cioè voglio tornare a lavorare il prima possibile, però voglio anche recuperare il più possibile la funzionalità del braccio, quindi con tanta fisioterapia si andrà avanti e quando sarò in grado di tornare al lavoro più che volentieri, perché comunque anche stare a casa un po' annoia, giustamente. Senta, si è parlato molto di controlli sui treni dopo quell'episodio, quella violenza. Secondo lei è necessario che vengano rafforzati e si sentirebbe più sicuro avere dei controlli? L'azienda sta facendo tantissimo a riguardo, quindi sta lavorando bene, perché no? Okay.